incontrato insieme a due colleghi, il collega Zoccone e il collega Trancassini, entrambi ristoratori nella loro vita professionale, e abbiamo incontrato una delegazione, chiarendo prima che ovviamente noi esprimevamo solidarietà alle forze dell'ordine, che la violenza non la giustifichiamo mai, Fratelli d'Italia non giustifica questo strumento per raggiungere nessun obiettivo, però abbiamo espresso solidarietà e ci ha fatto molto piacere ascoltare le prime parole della delegazione che abbiamo incontrato, aveva appena incontrato il Partito Democratico, dice: guardate, noi sappiamo che voi di Fratelli d'Italia sostenete esattamente le stesse cose che stiamo sostenendo noi. La ragionevolezza di immaginare che ci debbano essere delle riaperture immediate, non rinviate. Ieri ho pubblicato una foto delle file che c'erano davanti a IKEA. Centinaia e centinaia di persone in fila per entrare in un'attività commerciale di una multinazionale. Guardando quelle file, guardando le persone in metropolitana, guardando le persone sugli autobus, davvero è inspiegabile e ingiustificabile tenere aperto alcune cose e chiudere i ristoranti, le palestre, che mettono in discussione l'intera filiera collegata al mondo dello sport, al mondo del turismo, al mondo della ristorazione. Io credo sia una follia che va interrotta. Non domani, dopodomani, in base a criteri. Bisogna decidere se il virus negli assembramenti è pericoloso sempre. Se nelle metropolitane non è pericoloso, non è pericoloso nei ristoranti, non è pericoloso nelle attività turistiche, non è pericoloso nelle palestre. Va chiarito, la scienza è una cosa seria, se uno la vuole considerare una cosa seria. E quindi noi vogliamo capire su quali basi scientifiche si applicano queste differenze. E quindi l'esasperazione delle persone che vedono andare in fumo quello che hanno messo in piedi in una vita. Questa gente non ha mai chiesto niente a nessuno. I ristoratori e gli imprenditori del turismo hanno dato a questa nazione in termini di tasse, di lavoro, di occupazione, anche nei momenti di massima crisi. Oggi si sentono abbandonati con dei ridicoli rimborsi, prima nel decreto ristori, ma ancora peggio negli ultimi decreti. Vedono fallire tutto quello che hanno avuto, sanno che non ce la faranno a ripartire con le condizioni che ci sono e non hanno risposte. Immaginate le palestre hanno emesso dei voucher. Quando riapriranno per 4, 5, 6 mesi avranno dei voucher della clientela che se ne serviva, che dovranno rimborsare dando lavoro gratuito. Ecco, anche su quello non hanno certezze, stanno chiudendo colossi. E quindi immaginiamo anche centinaia di piccole imprese o stanno cadendo in preda alla criminalità organizzata. Su questo non si sta facendo niente. La pazienza è finita per loro. E noi che stiamo sostenendo queste battaglie, ieri mi permetta di ricordarlo, l'assessore Messina in siciliano e l'assessore Ferri in Liguria, che hanno la delega allo sport, hanno chiesto la convocazione immediata della conferenza delle regioni che ha rinnovato il suo presidente, eleggendo il presidente Fedriga, perché si stabiliscano delle regole per le riaperture delle palestre, coordinandosi con il governo, basandosi su dati scientifici, ma riaprendo, non c'è altra possibilità per salvare l'economia e per salvare queste imprese.